Ma che? Crede che io diriga una rivista mensile? Fra 17 minuti mi occorre la cronaca su quel fatto dei Thorndyke. È una parola per quella cronaca. Ma se all'ufficio di polizia mi hanno passato la notizia nuda e cruda. La milionaria signora Thorndyke, mentre si reca a far visita ai suoi amici Smithson, viene derubata di un braccialetto che vale non meno di $50,000. E lei non vuole farci su una colonna come Dio comanda? Ma che razza di cronista è lei? Manca la materia, le dico. Il capitano Gaynor della polizia ha appena iniziato le indagini. Lei non aspetti l'imbeccata di Gaynor e mi scriva un bel pezzo emozionante, se no finisce che scrivo io a lei pregandola di cambiar mestiere. Vabbè, butterò giù una sfilza di bubole. Ora che mi ha descritto così bene il suo braccialetto, signora Thorndyke, vuole continuare? Non capisco. Continuare in che senso, capitano Gaynor? Mi dispiace assai di aver turbato la festa dei miei amici, ma non saprei proprio dire altro. Se permettono, la signora dimentica un piccolo incidente. Che incidente? Lo scontro con quell'altra macchina. Oh, beh, che rapporto può avere? Cosa è successo? Oh, niente di grave, signore. Ma date le circostanze, io... Una macchina ci ha urtato a Park Avenue, ma senza procurare danni. Il signore fu molto corretto. Anzi, scese a farci le sue scuse. Lei ne ricorda la figura? No. Ma è assurdo pensare che mi abbia potuto prendere il braccialetto. Beh, scusi. Era non tanto alto, largo di spalle, simpatico, bei denti, occhi azzurri. Ma sì, mi pare. Portava un rametto di fiori rossi all'occhiello? Fiori dal profumo insolito? Ah, sì. Adesso me ne ricordo. Del fiore all'occhiello. Ma il profumo non saprei precisarlo. Eliotropio, forse. Bravo. Eliotropio. Grazie tante, signora, delle sue informazioni. Io credo di avere ormai una buona traccia per arrivare al suo braccialetto. Dice davvero? Verrà fatto tutto il possibile per recuperarlo. Ossequi, signora. Buonanotte. Buonanotte. Ma auguro che ci incontriamo in migliore occasione. No, non si incomoda ad accompagnarmi. Va pure, Martin. Sì, signore. Non te la prendere a cuore. Dopotutto, siamo assicurati. Eliotropio. Ma che c'entra l'eliotropio in questo fatto? Oh, ce n'è voluto per allontanarsi dal centro. Tu preferisci gli angoletti dove non ci sono tante guardie, vero? Cos'hai, Harry? Sembri inquieto, eppure mi pare che abbiamo lavorato proprio di fino. Abbiamo lavorato da veri maestri. Figurati se mi inquieto per una sciocchezza come questa. Ehi, Stebby, fermati da Tom. Io provo. Ti spiace se ti lascio qui? Niente affatto, prendo un taxi. Bene, a più tardi, eh? Allora, tanti auguri. Ne ho bisogno, sentissi come mi tremano le ginocchia. Buon anno, Eddie. Grazie, altrettanto. Buonasera, signor Melton. Ciao, Tom. Buon anno. Grazie altrettanto. Ecco qua il suo eliotropio. L'ho fatto arrivare oggi, proprio per lei. Che bellezza. Mi sento già meglio. Così lei non porta mai altro fiore che questo. Già. È magico questo eliotropio. Per me lo è, Tom. Il suo profumo, vedi, mi ridà l'energia, come certe iniezioni. E insomma, io lo considero come un portafortuna. Me ne rifornisco anch'io. Stasera di buona fortuna ce ne serve una montagna. Ah, ma prenditi qualche ora di libertà anche tu. Tutti fanno festa, vedi un po' di spassata. E tu? Io vado in taxi, tu non ci pensare. Ma davvero tu puoi immaginare che io ti lasci solo stasera? Mm? E proprio in un momento come questo? Già, già. No, vieni, vieni. No. Mia moglie sta bene, signorina? Io posso... Ma sì, sta benissimo. Ecco, è qui. Grazie. Flo. Flo. Come va? Abbastanza bene adesso. Io non so che dire. Sono umiliato di averti lasciata sola nei guai. Perché? Queste cose è meglio che le donne se le sbrighino da sole. In complesso non sto male, anche perché mi sento più leggera. Io vorrei urlare a tutti la mia gioia. Oh, scusami, mi hanno detto di star calmo. Ma come fa uno a non agitarsi quando gli nasce un bambino? Ah, io non mi agiterò di sicuro. Un gran bel capodanno il mio, in letto. Pazienza, io ho già pensato a ritoccare il calendario. Per noi Natale e Capodanno arriveranno fra 15 giorni. 15? Oh. I signori vorranno perdonarmi. Mi sono permessa di portarla a vedere la bimba anche prima che lei me lo dicesse.
Non abbia paura, non morde, sa? Vuol prenderla in braccio? Metta una mano qui e l'altra qui sotto. Questo sì che è un magnifico capodanno. Ma guardala. È meglio che tu la ridia all'infermiera prima che prenda freddo. È giusto. Ciao, tesoro. Beh, avanti, non restare lì impalato. Di qualche cosa, no? Flo. Tu non ti senti diversa adesso che c'è la bambina? Oh, sì, altro che... Io non te l'avevo detto. Sono l'uomo più felice. Meno male, dato che questo sei stato tu a desiderarlo. Oh, io non sogno che di potermi guardare di nuovo in uno specchio. Di potermi rimettere una toilette da sera. Di bere un whisky senza la preoccupazione di stordire qualcun altro oltre me. Ah, oh. Dimenticavo. Ho una sorpresa per te. Accidenti, dove l'hai preso? Me l'ha imprestato una certa signora Thorndike. Thierry, quanto può valere? Sui 50.000. Oh, adesso sì, si può dire che è un magnifico capodanno. Ma è stupendo. Allora, dimmi tutto fatto, sistemato. Siamo, cioè voglio dire, sì, insomma, sei papà o no? Il più felice del mondo. Oh, è maschio. Femmina. Oh, beh, meglio che niente. Prendi, te l'ho comprato apposta. Havana autentico, congratulazioni. Ah, grazie. Ehi, Steppi, su, non è niente. Sii calmo. Senti, sei sicuro di star bene adesso? Vuoi che guidi io? Ciao, Harry. Oh, Tommy, un sacco d'auguri, eh? Grazie, come va? Meravigliosamente bene. Ma tu che fai qui? Vai a caccia di qualcuno? Sì, presso poco. Anche stasera. Insomma, lavori come un matto, Tommy. Non riposi mai, eh? Beh, andiamo, Stabile. Pronti? Di, Tommy, vuoi che ti porti da qualche parte? Ho qui vicino l'auto di servizio. Però questa macchina mi tenta assai. Grazie. Permetti un modestissimo presente. Un Havana autentico, in occasione di un grande evento. Che ti è successo? Sono padre di una splendida bambina con i capelli biondi e gli occhi azzurri. Tu, papà? Beh, non ti rallegri col sottoscritto. Ma certo, congratulazioni, Harry. Grazie. Scusa un attimo. No, Tommy, perché? Una certa signora Thorndike è stata alleggerita da un braccialetto con diamanti. Ma perché mi prendi? Proprio per un novellino, questo... Scusa, ma non è da te. Già, hai ragione. Dunque tu non sai proprio niente di quel braccialetto, vero Harry? Ti dirò che in fatto di diamanti la mia cultura si ferma al Gran Mogol. Capito. Ma la Thorndike ha sentito odore degli atropio poco prima che il braccialetto sparisse. Naturalmente io ho pensato a te. Grazie tante del pensiero. Il portafortuna funziona sempre bene. Ci credi ancora? Se ci credo. Da stasera più che mai, caro il mio Tommy. Com'è strana la vita. Ti ricordi quando andammo a Olderman per la gita annuale della nostra scuola? Avevamo 10 anni, vero? 11 ne avevamo. Io stavo sulle rocce a guardare il lago. Quell'accidente di Gray ti scivolò dietro e ti diede una spinta. Già. E tu lo gonfiasti di schiaffi. Beh, sai, Tommy, mentre cadevo mi abbracciai a un cespuglio. E più tardi mi accorsi che era stato questo a salvarmi la vita. Poi mi ha sempre portato fortuna. Sai, io ai portafortuna non ci credo troppo, ma per te vorrei sbagliarmi. Ti ringrazio. È proprio così. Io scendo qua, Stebbi. Bene, capitano. Buonanotte, Tommy. Arrivederci. A proposito, leggiti questo mentre te ne vai a casa. Grazie. E di nuovo buon anno.
Vuoi un sigaro, Stebby? Oh, sì, grazie. Havana autentica. Se qui non ti va, cambiamo casa. Santo cielo, ma tutta questa roba costerà un patrimonio. E cosa contano i soldi? La gente dirà che siamo impazziti a festeggiare il Natale un mese dopo. E tu credi più a uno scemo calendario che a me? Ecco qua, signorina. Dio buono, ma questa è la residenza di una principessa. Lei ha pensato ai minimi particolari. Ha mandato il catalogo e io ho detto di mandare tutto. Tutto il catalogo? Sì. Dovevo rischiare di dimenticare qualcosa? Beh, la metta giù. Ah. Ehi, tu, fila, questa è la camera di una signorina. Ah, sicuro, chiedo scusa. Tolga lì. Che te ne pare della silhouette? Discreta per una mamma, eh? La maternità ti ha giovato, se era possibile. Meno male. Sapessi che smania ho di infilare un décolleté e di fare un po' di baldoria. Sono ai tuoi ordini. Grazie. Vedrò di metterti in lista, Eddie. Ho smania anch'io. Ma di lavorare. Si è fatto poco senza di me, vero? No, di pure niente. Beh, adesso cambieremo musica. Harry non si riconosce più da quando è nata la bambina. Tanto è cambiato? Non so, ma è così strano. Lascia fare. Penserò io a richiamarla all'ordine, vedrai. Ecco, sì. Sei sempre in funzione, babbetto? L'ho addormentata. Io sono nato a Baglia Asciutta. Oh, cara, non è un po' presto per bere whisky? Esci oggi dalla clinica. Oh, basta con questa benedetta clinica. Ci ho passato tanti giorni a sentirmi dire quello che non dovevo fare, che ti prego di non parlarmene più. Vieni, caro. Festeggiamo il mio ritorno. Poi dico, se per me non fate complimenti, eh? Sei preoccupato? Hai una faccia da quaresima. Stavo salutando Diana e d'improvviso me la son vista lì già cresciuta. E mi è venuto l'impulso di dirle che suo padre era un ignobile purfante. È stato come se ricevesse un gran colpo qui. Oh, vedi che ti passa. Grazie, caro. Che sia felice, ora e sempre. Ma che cosa volete vedere? Mica è la cascata del Niagara. Volete suicidarvi? Cosa può essere successo là? E il biglietto d'ingresso non lo pagate? Avverto che siamo in stato di emergenza. Se non lo vedessi con i miei occhi non lo crederei. Harry Melton. Stebby, ti ricordi il capitano? Sì, abbastanza. Ecco fatto. Via col sipari. Beh, il parco è grande. Prego, circolate. E così questa è l'erede, eh? Diana, ti presento il capitano Gaynor. Non perdere tempo a sorridergli perché tanto lui disprezza le donne. Mi calunniano, Diana. La porto un po' a spasso qui intorno. Non lontano, eh? No, no. E non fermate a parlare con la gente, capito? Che te ne sembra? Ah, un portento. È così robusta che quando mi prende per un dito posso tirarla su in piedi. E bada che ha solo un mese e mezzo. Cosa vuoi farne, una lottatrice? Che idea. Eh.
I bambini però dovrebbero vivere in campagna. Sai, aria fresca, sole, latte, uova. Parli come un manuale di puericoltura. Io vedi, me l'immagino già. A 6 anni andrà a scuola. Poi più in là, ricevimenti, feste, conoscerà gente. Poi prenderà marito, avrà dei bambini e io sarò nonno. E così avanti con le generazioni. Così ho deciso di stare sempre con lei finché sarò il solo uomo che conterà nella sua vita. Suppongo che avrai disfatto quel braccialetto dai Tordite e venduto le pietre una ad una. Niente ricettatori, eh? Ma ti pare? Non ti dar tante arie. Finora la fortuna ti ha assistito, ma sbaglierai anche tu, come tutti. Sempre ottimista, Tommy? Ciao, Flo. Dove è andato Harry? Doveva sempre, ogni pomeriggio, al parco, con la bambina. No, ma lo aspetterò. Coraggio, suona qualcosa. Non mi sento proprio. Sono inquieta. Inquieta? Sai dove siamo stati Harry ed io stamane? In giro per le agenzie a guardare fotografie di case di campagna. Scherzerai? No, niente affatto. Si è fissato con l'aria fresca, il sole, eccetera, eccetera. Quando penso che è da Capodanno che non lavora più. Già, precisamente, da quando è nata Diana. Fa rabbia vederlo star lì con le mani in mano. Eh sì, un fuori classe come lui. Ma a sentire te è già liquidato. Ti voglio vedere a fare la campagnola. Sai, ho riflettuto sulla nostra situazione e aspettavo a parlartene, ma tanto vale che te lo dica subito. Mi cerco un altro compagno di lavoro. Vuoi dire che pianti Harry? No, lui pianta me perché è troppo occupato a fare il papà. Io devo pure pensare a me stesso. Senti un piccolo segreto. L'ho già in mente quel compagno. Non ti immagini chi sarebbe? Chi? Tu. Gli altri non si rovinano l'esistenza semplicemente perché hanno dei figli. Continuano a vivere come vivevano prima. Per noi è diverso. Prima potevamo correre dei rischi. Adesso no. Non ci hai mai pensato? Supponi che io faccia un passo falso, per esempio. Supponi che io finisca in galera. Fare un passo falso tu. Si direbbe che hai perso il controllo dei tuoi nervi. E riposiamoli un po' i nervi. Lasciamola questa vita. Basta con gli inganni. Finiamola con i sospetti, le ansie. Io voglio uscirne prima che qualcuno si becchi le taglie che hanno messo su di me. Hai deciso? Sì, e questo dei Cartwright sarà il mio ultimo colpo. Ma Harry, come puoi? Non discutiamone più. È deciso. Va bene, comandi tu. Però credevo che scherzassi con quell'idea di andare in campagna. Non ho mai parlato tanto sul serio. Allora. Addio New York. Addio teatri. Addio a tutto. Partiamo pure. Io lo sapevo che ti saresti convinta. Per la prima volta in vita nostra potremo star soli con noi stessi. Tu, io e Diana. Non vedo l'ora. Anch'io, tesoro. Vedrai come saremo felici. Va a letto prima che mi venga l'insonnia. Oh, benvenuta. Dimmi subito come va il progetto della campagna. Benissimo, a gonfie vele. Prego. Io te l'avevo detto, che a lui gli era presa la frenesia per i campicelli. Vuoi del caffè? No, grazie. Dammi del whisky e soda. Subito. Ecco qua. Allora, alla salute delle vaccherelle. E dei coniglietti. Sono
Sei del parere che lavoreremo bene insieme? Ma certo. Noi andiamo d'accordo come il caviale e lo champagne. Vedrai che è successo. Forse hai ragione. Ma non avrai la passione della campagna anche tu, spero. Per carità. Io sono laureato in geologia. La mia specialità è di trovare l'oro e i diamanti del mio prossimo. L'invito è falso, ma la busta perfettamente in regola. Ho mandato Stebby a impostare nel quartiere dei Gertrai. Se qualcuno ci interrogherà, mostreremo i francobolli regolarmente timbrati. Questo è il duplicato da sostituire alla collana autentica. Nemmeno la signora la distinguerà da quella vera. Ed è costata pochissimo, $200. Taglio la catenella e tutto è pronto. Magari prova un paio di volte a cacciarla di sotto la giacca. Ah, posso farlo dormendo. Ecco, tesoro. Regolatevi in modo da arrivare una mezz'ora dopo di me, perché non si sospetti che siamo insieme. E attenti, dobbiamo fare un lavoro veramente perfetto. Non dubitare. E dopo questo colpo, persuaditi anche tu come me a cambiare vita. Andrò anch'io a stare in campagna. Il cappotto, Stebby. Pronto? Parla Gaynor. Qui è Eddie Smith. Melton è andato al ricevimento dai Cartwright. Ora ci andiamo anche noi. Bene. Siamo intesi. Mi occupo io di tutto. Il nostro sarebbe un lavoro più simpatico se non si avesse a che fare con tanti spioni. Dunque ricordatevi, non fermatelo quando rincaserà. Però appostatevi perché non riesca a filarsela. Siamo intesi. Ma lei dove sarà? Oh, io lo aspetterò nel suo alloggio. Buonasera. Ossequi, signora Cartwright. Signora Buonasera. Ford. Signor Ford, vi presento mia figlia Pamela. Molto felicissima. Bene. Insegniamo ai giovani da adesso come si balla. Volentieri. Oh, scusi, signora. La mia collana. Permette. Grazie, signore. Nessun danno grave, spero. No, si è solo rotto l'anello della catena. Che peccato. Forse è stata colpa mia. Mi scusi, tanto. Non c'è di che. Grazie. Com'è andata? Piuttosto bene. E la collanina? È qui presente. E senz'altro la passo in cassaforte. Ordine, signor Melton. Ehi, non sai chi è quell'amico? Sì, è l'agente Morrison della terza squadra. Strano che si trovi qui proprio ora. E strano anche che non ci sia luce su da noi. Flo dovrebbe esserci, noi siamo venuti ad agio. Sai, forse quest'ultimo lavoretto mi ha scosso un po' i nervi. Tu aspetta all'angolo, può darsi che esca di nuovo. Sì, signore. È venuto nessuno da me? Non so, signore. Cioè, sì, un signore ha chiesto di lei un'ora fa. Chi era? Non so, non mi ha detto il nome. Ah. Ciao. Buonanotte.
Scusi, ho dimenticato le chiavi. Salve, Harry. Ciao, Tommy. Clara non mi ha detto che avevo visite. L'ho pregata io di non dirtelo. Io volevo farti una sorpresa. È bravo il nostro Tommy. Vuoi bere qualcosa? No, grazie. Forse non occorre che ti dica perché sono qui. Capito. Bel colpetto. Ma di un po', l'hai inghiottita quella collana? Quale collana? Ma credevi davvero di trovarla nel mio cappello? Vedo che sei un ragazzo in gamba. Io invece incomincio a capire che non lo sono. Beh, buonanotte. Tommy, un momento. Scendo anch'io con te. Voglio andare a cercare un po' d'aria fresca. Stebbi, chi sapeva che portavo a casa la collana? Ah? Ma nessuno. Tranne Flo, Eddie, io e te. Sbagli. Lo sapeva anche Gaynor. E sapeva anche altri fatti nostri privatissimi. Ah, lo dici per spaventarmi. Sono già emozionato abbastanza a vederti uscire col capitano. Ferma al primo caffè, voglio fare una telefonata. Ma di che cosa hai paura? Sta tranquilla. Perché tu tranquillo lo sei veramente? Non hai telefonato a Clara? Non ti ha detto che Harry è uscito con Gaynor? Uscito per una ventina d'anni. Che ti credi? Da un pezzo, sai, stipendi un avvocato dei più bravi. Beh, rispondi. Sì, sì, ecco. Pronto? Sì, parla Eddie Smith. Oh, è lei, signor Gaynor? Tutto sistemato? Tutto. La sorpresa con la refurtiva? Ci rivedremo presto, eh? Sì. Capisco. Ah, sì. Che scemo, si è fatto beccare con tanto di collana nel cappello. Ah, è proprio quello che ci voleva. Oh. Su, un po' di whisky. Ah, sì, bisogna brindare ai formidabili successi della nuova coppia Flo ed Eddie. Ah, oh, Deauville, Parigi, la Riviera, che carnevale. Dobbiamo fare fuoco e fiamme con quei $10,000. Sì. Non chiattare di noia, non può. In campagna, no, no, non può. Ma ci pensi, delle gare in campagna? Già, eri proprio il tipo, tu. E poi, che cosa si fa in campagna? Eh? E già, che cosa si fa quando viene sera? Oh, beh, sai... Si mette la testa sotto l'ala. Si mette dove? Già, che tu metti la testa sotto l'ala, come le altre buone gallinelle. Quando vanno a fare la nanna. Sì, ma se io non voglio essere una buona gallinella? Beh, allora alle cattive gallinelle si dà una beccatina sul collo, così. E se insistono a essere cattive, ne ricevono un'altra, così. Andiamo, suona, suona. Harry. Credevo fossi solo. Ma ha aperto il groom con la sua chiave, ti dispiace? No, 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 neanche per sogno. Suona, suona, tesoro. Sai, mi è sempre piaciuto il profumo delle tue sigarette. Turche, eh? Già.
Non la buttare. Goditela. Finita quella smetterai di fumare. Che vuoi dire? Forse ti passerà il vizio di fumare. Suona, suona, tesoro. Dimenticavo. Ho avuto visite anch'io stasera. C'era ad aspettarmi Gaynor. Lo sai? Un vecchio amico. Intelligente. Svelto. Sembrava che fosse ben informato. Specie sul fatto che sarei stato io a tornare a casa con la collana. Come l'avrà saputo? Pensi che t'abbia tradito io? Oh, tu no. Sei compagno mio. Eddie, perché fumi così in fretta? Gaynor sapeva che la collana era dentro il mio cappello e mi è parso deluso quando non ce l'ha trovata. Insomma, me la sono cavata meno male. Però tu non credi di essere stato troppo furbo in questa occasione? L'idea è stata sua e io mi sono lasciato convincere. Allumida canaglia! Ah, questi sarebbero il suo nome e cognome? Eddie, bada che ti bruci le dita. Sistemerò tutto, vedrai! No, sistemo. Cerco di ricordarmi che sei la madre di Diana. Ma tu ricorda però che se cerchi di rivedere la mia bambina, t'ammazzo. Pena di rovinarsi per quel vigliacco, ma non mi sono dominato. Se lo meritava. Va presto con le valigie. Ah, c'è tempo. Sta tranquillo. Flo non parla di sicuro. Ma parla più Eddie da morto che tutti noi da vivi. Non avremo denaro a sufficienza. Si potrà rimediare con la collana. Vedremo. Oh, il Sud America è una buonissima idea. Cioè, laggiù le signore portano dei diamanti grossi come uova di gallina. L'essenziale è partire. Partire. Mi scusi, signor Melto. E la bambina dove la mette? Ah, già. Lo capisco adesso fino a che punto ho perso la testa. Mi pare di uscire da una nebbia. Portiamola con noi. Scappare per il mondo con la bambina, diventi matto? Oh, sarebbe un po' difficile. In questi giorni ho imparato parecchie cose sulla famiglia Melton. Già. Me l'immagino. E chi ci va di mezzo è una povera innocente. Oh, bada, qui bisogna decidersi alla svelta, dobbiamo andare. Un momento. Noi non contiamo. Per ora. È l'unica. Mi hai fatto avere uno spavento, ma adesso che ti guardo, mi sembra di capire che anche questa volta ci salverai. Ricordo la prima volta che ha fatto così. Prepara immediatamente la macchina. Sì. Niente bagagli. Sospeso in Sud America. Hai scelto di meglio. Il meglio di tutto. È lei sola che conta. Salve, Harry. Ciao, Tommy. Confesso che non aspettavo davvero una tua visita. Mi rincresce che forse disturbo? No, mi ero messo un po' a studiare. Ma vieni. Grazie. Cosa hai da dirmi? Tommy, ti ricordi com'ero sicuro di me? Come sapevo prevedere ogni circostanza, che fosse buona o no? Ma ecco che improvvisamente sei di fronte all'imprevisto. E perdi la testa.
specie se vedi che la persona in cui riponevi tutta la tua fiducia cerca di sopprimerti con un suo complice. Come ho sempre pensato, l'uomo che uccide è un pazzo. Eppure io quel complice l'ho ucciso. Eddie, ho voluto che tu fossi il primo a saperlo. Ti chiederai perché non sono scappato. Per un momento ho pensato di andare nel Sud America o altrove. Ma mi rendo perfettamente conto che non posso sfuggire al mio delitto. Ora penso che arrestare un assassino non ti rende un soldo, vero? Ma dove vuoi arrivare? Senti, Tommy. Tu sai che la società Saft ha messo su di me una taglia di $10,000. La somma è tua se concludiamo un patto tra noi. Lo sai che non faccio di questi affari. Credo che lo farai. Perché io non me ne avvantaggio. Tommy, tu sai cosa rappresenta per me la mia bambina. Ora capisco che arrivando fra noi lei ha trovato due nemici. È stato un errore. Io non dovevo avere figli. Ma ora c'è ed è mia. Voglio fare in modo che non soffra per colpa di suo padre. Questo è il contratto che ti propongo. Tu prendi i $10,000, ti laurei in legge e tieni la bimba. Non è un cattivo affare. Credi che prenderei quel denaro? Ma non aver scrupoli. Non è un guadagno tuo. È una somma che io t'affido per lei, come in un testamento. Ma lo sai a che cosa ti esponi? Sì. Ne vale la pena. Penserò che tu sarai per lei quello che volevo essere io. Diana non dovrà mai sapere che razza d'uomo era suo padre. E va bene. È deciso. Lo sapevo che avresti accettato. Mi spiace che siamo stati interrotti. Ma io penso che ora definiremo senz'altro la situazione. Dunque, dica pure. Diana Melton per 3 anni è rimasta affidata all'esclusiva custodia del richiedente, il quale le si è affezionato al punto di considerarla sua propria figlia. E perciò il richiedente Thomas Gaynor prega la onorevole corte di approvare l'adozione legale di Diana Melton da parte di Thomas Gaynor. Signor Gaynor, io apprezzo molto l'opera da lei esplicata come ex ufficiale di polizia e ora come uomo di legge. Conosco bene anche quanto riguarda la nascita e i genitori di questa bambina. Come avvocato, lei comprende che la Corte segue la legge secondo cui non può sanzionare l'adozione da parte di un richiedente scapolo. Per tale ragione io devo, con rammarico, respingere la richiesta. Nuovo il tuo compleanno, bisogna solennizzarli degnamente. E questo è per l'orchestra. Ed ecco che adesso la festa sarà completa. Non è Paul Dutterford, quel giovanotto dallo sguardo romantico? Buonasera, signora. Buonasera, ufficialetto. Buonasera, vostro onore. Buonasera, tenente. Buonasera, Diana. Signorina. Buonasera, signor Dutterford.
Ecco, abbiamo esaurito i buonasera. Bella temperatura, vero? Oh, tempo splendido per essere di gennaio. Oh, già dimenticavo. E buon anno. Grazie, Paul, altrettanto. Buon anno a lei. Thomas, dovrei parlarti mezzo minuto. Sì, cara. E di che? Ma della temperatura. Allora, ragazzi, scusate un momento. Ma non ti sei ancora accorto che l'amore sta sbocciando? L'amore? Diana? Ma sei una bambina. E badi, signor giudice dell'alta corte, che lei trascura le prove circostanziali. Andiamo. Ma Paul, sei preoccupato? Oh, sì. Dobbiamo proprio ballare. Non credevo ti piacesse. Non è che non mi piaccia, ma ora sai... Beh, facciamo due passi. E dove? Ecco, un po' d'aria. Ma fa freddo, sai. E io sono vestita di carta velina. Ti lascio andare via subito se proprio non vuoi che ti trattenga. Ma io, sai che vorrei trattenerti per sempre. Paul, sei sicura di star bene? Ma non sto bene per niente affatto, anzi mi sembra di avere la febbre. Senti, noi siamo molto giovani, ma dobbiamo pure deciderci. È da tanti mesi, Diana, che volevo dirtelo. La mia idea è che quando ci si vuol bene non bisogna perdere tempo, sennò si diventa vecchi. E allora naturalmente addio per sempre gioventù. Capisci? Oh, sono così sconvolto. M'ero scritto gli appunti. Avrei dovuto portare il foglio. Oh, ma Paul, io... Insomma, Diana... Io ti voglio bene. E faccio poche chiacchiere. Noi dobbiamo sposarci, subito. Oh, pensavo che non ti saresti mai deciso. Allora... Salve, Harry. Ti stavo cercando. Ciao, Joe. Beh, è facile trovarmi. Da 18 anni e 20 giorni non cambio alloggio. Ah, il direttore ha avuto proprio una buona idea quando ti ha incaricato di badare al giardino. Era un deserto e tu l'hai trasformato in un paradiso. Molta gente si è messa in nota per venire qui a passare l'estate. E te l'ho detto che all'esposizione il primo premio per le rose l'ho vinto io, cioè il direttore. 43 volte me l'hai detto. Che è quel coso rosso lì? Ah, eliotropio, una mia specialità. Beh, posa le forbici e vieni dentro, che hai visite. Visite? E io non aspetto nessuno. Devo dire che sei a passeggio. Oh, no, lo sanno che io non esco di casa. E allora vieni. Numero 3659. Eccolo. 20 minuti. Oh, non potreste dare un po' più di tempo ai clienti fissi? Io qui ci vengo da quasi 18 anni. E vabbè, 21 minuti. Ciao, Stati. Veramente non ti aspettavo fino al 30 del mese. C'è qualche guaio? Oh, no. Non c'è nessun guaio in vista. T'ho lasciato le solite sigarette e i libri in direzione. Tu non sei venuto per questo. Hai qualcosa da dirmi? Già, ma non so come la prenderai. Andiamo, andiamo. Ebbene, Diana si è fidanzata in questi giorni. Cosa? Con chi? Oh, mica le lascerei sposare qualche imbroglione. Ho studiato il tipo, non ha il minimo vizio. Eccetto che gioca a football. Sai, quella specie di baruffa a calcioni. Ma tu come lo sai? Perché l'ho visto giocare. No, Stubby, come sai che Diana si sposa? C'era su tutti i giornali, certi titoloni. Guarda. Leggi tu, è meglio. Io non vedo bene con la griglia. È annunciato oggi il fidanzamento di una fra le più note signorine della nostra città, Diana Gaynor. Figlia del signor Thomas Gaynor, giudice dell'alta corte, con il tenente Paul Dutherford Jr., figlio del signor Paul Dutherford Senior. Dutherford. Oh, se credi che lo sposo non sia per la quale io... Dutherford? Il nome è proprio autentico, l'ho controllato. Stevie, ma è come se Diana sposasse il grande nababbo.
sono contento che approvi, è un bravo ragazzo. Enrico, ma per bene. Bravo e buono. Anche il governo l'apprezza. L'ha fatto tenente d'aviazione. Ma la mia piccola è proprio felice. Parola mia d'onore, non ho mai visto niente di più felice in vita mia. Sta tranquillo. Caliber, ditegli che lo vedrò in ufficio domani mattina. Ma ha precisato che si tratta di cosa molto urgente. Beh, va bene, fatelo passare. Sì, signore. So che lei non discute d'affari legali fuori d'ufficio, ma questo è un caso specialissimo. Oh, perdoni, la signora è mia cliente. Credo che si conoscano. Ciao, Tommy. Oh, guarda, sono amici. Io non vedo la signora Melton da 18 anni. Prego. Lei che desidera? La signora ha chiesto il mio patrocinio per una grave questione. Essa chiede che le venga riaffidata la figlia che lei, signor Gaynor, ha adottata. Adottata legalmente? Oh, senza dubbio. Ho studiato bene la pratica. Legalmente, ma non col consenso della vera madre. Non avrei mai acconsentito. La signora afferma che fu separata forzatamente da sua figlia sotto le minacce di suo marito, un omicida, il quale sta appunto scontando una condanna a vita. Queste sono le apparenze del fatto, ma la realtà è ben diversa. A giudizio suo, avvocato. Tommy, ho sofferto tanto per tutti questi anni a non avere nessuna notizia della mia figliola. Quando sui giornali di Buenos Aires ho letto l'annuncio del suo fidanzamento e il nome di Anna, sono quasi svenuta. Telegrafai al signor Caliber. Ho con ben poche speranze, ma alla sua risposta, che Diana era proprio mia figlia, naturalmente mi imbarcai subito. Naturalmente. La signora poteva opporsi quando avvenne l'adozione e io ero pronto allora a dimostrare la sua indegnità di madre come sono pronto adesso. E ora mi scusino, ma io devo lavorare. Alla signora spiacerebbe benissimo di dover iniziare un'azione legale. Ma sono in grado di sventare qualsiasi tentativo di togliermi Diana. Può darsi, ma a carissimo prezzo. Lei ci ha pensato. Vinca o no la mia cliente, l'effetto sulla ragazza sarà sempre disastroso. I giornali non mancheranno di occuparsi della triste faccenda, precisando che Diana Gaynor è in realtà la figlia di uno che fu ladro ed assassino. E si saprà anche che la sua carriera, signor Gaynor, è fondata sul denaro da lei ricevuto per l'arresto di Harry Melton. E la gente fa così presto a interpretare male anche i moventi più nobili. Immagina un po' tu che colpo tremendo sarebbe per la famiglia dello sposo. Su, Tommy, pensa allo scandalo. Ho indicato alla signora i vantaggi che si avrebbero nell'evitare una causa. E sono anche disposto a consigliarla di far tacere in se stessa i suoi sentimenti di madre. In cambio di che? Oh, miseria. $50,000 subito. E 2,000 o 3,000 al mese, finché vive. Via, sudiciona. Ma, signore. Sapevo benissimo che lei era un furfante, ma non che arrivasse al ricatto. Signore, lei non è più in grado di dominarsi. Ha ragione. E andate via prima che vi butti fuori. 3541. Di qui. Flo e il suo compare si impegnano a versarmi $1,000 se dichiaro per iscritto che Flo lasciò la bambina e se ne andò da New York perché tu minacciasti di ammazzarla. E poi dovrei giurare che lei non ti conosceva per ladro e che quando invece se ne è accorta tu volevi spararle. È buffa, no? Sì, buffissima. Sai, io facendo lo scemo gli ho cavato il verme. Flo è sicura che Gaynor non avrà il coraggio di farla andare a finire in tribunale e mollerà i quattrini senza discussioni. Sicuro. Tommy non ha altro scampo. Ma senti che discorsi. Gaynor è giudice dell'alta corte. Ha la legge dalla sua, no? Già.
Ma per disgrazia anche Flo può servirsi della legge. Crede che sarà lei a spuntarla? Senza dubbio. Adesso ho capito, non ci pensare. Sono un po' fuori esercizio, ma questa faccenda te la sistemo io per benino, vedrai. No. Io, Steppe, me ne vado di qui dentro. Ma non puoi. Per l'amor di Dio, mi spaventi. Sai che fra 10 giorni ti condonano la pena e tu vuoi rovinarti. Guai a me se aspetto. Solamente io posso salvare mia figlia, solamente io. E ora, Harry! Va bene, Joe. Falli rientrare tu, io vi aspetto nell'atrio. Va bene. Via, ragazzi. Ho sentito l'avviso dalla polizia alle 5. Vuol dire che mi aspettavi? Non sono sorpreso di vederti qui. Avevo bisogno di un po' di vacanza e di sgranchirmi le gambe dopo 18 anni. Ma perché hai fatto questa pazzia? Fra pochi giorni avresti acquistato la tua libertà. Diana si sposa il giorno 10, è vero? Sì. Che cosa speri di fare con Flo e con quel ricattatore di Caliber? Di convincerle che non mi fanno paura. Non ci contare. Vanno a colpo sicuro quelli. E allora, non resta che una cosa da fare. Dire tutto a Diana. Scusa un po', Tommy. Tanto tempo fa stabilimmo di non dirle nulla. È vero. Ma oramai è inevitabile che venga a conoscere la verità. Pensa che colpo. No, non scoprirà la verità. Lo salderò io il conto di Flo. A modo mio. Un'altra pazzia? Ma non ti basta quello che già minaccia la felicità di Diana? Mi rispondi. Chi è? Io, Diana. E papà, siamo stati a teatro con Paul. E ora vengo a salutarti. Oh, credevo fossi solo. Diana, questo è Harry Melton, un mio vecchio amico che è ritornato da un lungo viaggio. Proprio oggi. E sono molto lieta di conoscerla. Io non pretendo che si ricordi di me. Quando ci siamo visti, lei era tanto piccola. Tanto, tanto? All'incirca. Così. Oh, signor Melton, mi fa rossire. Bello quel mazzetto di fiori. Eliotropio, vero? Scommetto che è un piccolo dono di papà. Oh, ma certo. Fin da quando ero piccola. Piccola così. Tra i fiori che m'offriva, mi ha sempre messo un rametto d'eliotropio. Dice che porta fortuna. L'avrebbe creduto così superstizioso lei, un giudice dell'alta corte? Ecco. Ora lei è sotto la protezione della dea Fortuna. La saluto, signor Melton, e mi auguro di rivederla presto. Ciao, papà. Buonanotte. Ti ringrazio, Tommy. Diana è proprio come me la sognavo io. Ho fatto solo quello che avresti fatto tu. Meglio assai.
Tu hai ragione. Togliere di mezzo Flo e il suo complice, no. Altre indagini di polizia. Altro chiasso sui giornali. E accadrebbe veramente l'irreparabile. Sì. Me ne rendo conto. Aspetta. Tommy. Ho trovato un'altra soluzione. Sta tranquillo. Non la toccherò nemmeno, Flo. Andrà tutto bene. Diana sarà felice. Come noi due desideriamo. Beh, adesso me ne vado. E pensi che ti lascerò agire, Tommy? Il tuo dovere è di chiamare la polizia. Lo so bene. E tu la chiamerai. Ma io agirò ugualmente. Nessuno potrà impedirmelo. Addio. Ti prego, mi sciupi il vestito. Ricordati che ho accettato di aiutarti a patto che tu fossi graziosa col tuo avvocato. So, bevi un goccio di qualcosa. Dopo starai meglio. Starò meglio quando vedrò la firma di Gaynor in fondo a un ricco cheque. Ma sì, cara. Domani arrivato a parlargli. Alla faccia di Gaynor. Ma sono i Duterdorf che voglio spremere. Gaynor non rappresenta che gli spiccioli. Radio New York. Ultime notizie sulla vasta battuta iniziata oggi dalla nostra polizia. Il detenuto Harry Melton, che nel pomeriggio fortunosamente riusciva ad evadere dal penitenziario, è tuttora latitante. Le autorità assicurano che gli sarà catturato entro poche ore. Torniamo adesso al programma musicale. Harry Melton, libero! Io lo sapevo, non te l'ho detto per non impressionarti. Oddio, ma dove sarà andato? Non può essersi allontanato granché dal penitenziario. Lo ritroveranno subito, vedrai. Ma che, quello se ne infischia degli agenti. Beh, intanto lo condanneranno a vita e la voglia di ridere gli passerà, sta certa. Sì, lo riprenderanno. Hai ragione. Non può scamparsela. Per la signora, l'han portato poco fa. Ah, grazie. Grazie a lei. Fiori, per te. Eliotropio. Roba da quattro soldi. Ma tu non capisci? Harry è qui. È qui. A New York. Forse è in questo hotel. E questa, vedi, è come la sua firma. Magari fosse in questo hotel. Che fai ora? Chiamo la polizia. La polizia? Senti bene. Adesso tu verrai al telefono e dirai al commissario che sei la signora Melton e che hai paura che tuo marito cerchi di avvicinarti. Fra 10 minuti arriveranno gli agenti e non se ne andranno finché Harry non sarà stato bloccato. Ah, sì. Benissimo. Il commissariato di polizia. Solo a guardarli mi danno i brividi. Qui c'è qualcosa da masticare. Grazie. Tu mi sei amico, ma io ho fatto una gran mascalzonata a mischiarti in questo guaio. Piantala. Dove volevi andare? Hai visto qualcuno? Ho visto Gaino. E ho visto anche Diana. È proprio un angelo del paradiso. Che novità. Tu hai notizie? I giornali non parlano altro che di te. Hai fatto passare la guerra in seconda linea. Dimmi di Flo. Per ora non sposta. Caliber è riuscito a ottenerlo una guardia del corpo in albergo. Svelto, lì, sotto il bancone. Hola, Sebby. Salute. Beh, vi siete perse le chiavi delle manette. No, diamo un'occhiata al locale. E perché? Perché è carino. Hai saputo dell'evasione di Melton? Melton è un idiota. Amico tuo da tanto tempo. Sì, ma che vuol dire? Mi ha disgustato ora. Deve essere impazzito.
Ma io andavo spesso laggiù a trovarlo. Gli portavo delle sigarette, qualche altra sciocchezza. Ma avesse mai detto niente che voleva scappare. E poi vai a fidarti degli amici. Noi si pensava che venisse a trovarti. Oh, gente, io ho messo la testa a partito, sapete? 20 anni fa, invece, mettevi le mani nelle casseforti del prossimo. E gli affari andavano un po' meglio. Beh, noi torniamo fuori. A vedere se per caso Melton si fa vivo. No, qui non viene a sbattere di sicuro. Dove vi piazzate? Io solo lo so. In gamba, eh? Di, prima stavi parlando di Flo e di Caliber. Se ne hanno del fegato quei due briganti da strada a chiamare in loro aiuto la polizia. Gli agenti dove stanno? Proprio alla porta dell'alloggio di Flo. Ogni 4 ore c'è il cambio. E solo Caliber può entrare. Ci sarà un po' da faticare. Ma al momento giusto mi troverò sul posto. Perché non te ne vai a letto? Non dormirei. Chissà che non diano altre notizie. Forse l'hanno preso. No, notizie non ne danno più a quest'ora. Beh, vieni qua, giochiamo a carte. Credi a me, non devi aver paura. Non ho paura. Ma se penso che quell'uomo se ne va in giro così, libero... Oh, che diamine, non c'è la guardia fuori della porta? Te la sei presa comoda, vero? Capita? Non si è mossa foglia, da mezzanotte che sto qui. Attento alla consegna, eh? Sì. Impedire a tutti di entrare, eccetto che all'avvocato Caliber. Chiunque altro arrestate. Bene. Buonanotte. Ci vediamo. Buonasera a lei. Buonasera. Io sono Caliber, ma lei non c'era prima, vero? No, ho preso servizio ora. Tutto in ordine? Tutto, signor avvocato, non dubiti. L'evasione di Melton mi preoccupa molto per la mia cliente. E anche un po' per me, lo confesso. Non ci pensi, lo arresteremo da un momento all'altro. Bravi, non mi dimenticherò di voi. Entro un momento, forse la signora dorme. Guarda che sbagli. Ah, non posso aver testa al gioco. Sei preoccupata, tesoro? Harry! Non mi aspettavi. Ma fuori c'è una guardia. Già, un bravo uomo. Scusa, perché non mi presenti al tuo amico? Che cosa viene a fare tu qui? Oh, ma aspetta. Io conosco il signore. Edward Caliber, borsaiolo travestito da avvocato. Cane vantaggio che si ingrassa con ciò che agli altri fa dare di stomaco. Ah, tu sei speciale per scegliere bene gli amici. Appena c'è in giro un mascalzone, tu ci fai società. Ho piacere di trovarli tutti e due assieme. Ci spicceremo presto. No! Parla adesso, Cialco! È vero, ma è lui che parla! Signora Brown al 31.
È nella camera numero 31, sotto il nome di Brown. Va bene. Prego, il mio conto. Le è spiaciuta la camera? No. Quanto devo? $4. Me ne ha dati 5. Non importa. Finalmente, non tornavate più. Le assicuro che ho fatto più presto che ho potuto. Sapete, non mi sento bene. La signora vuole forse del ghiaccio? No, andatevene. Il resto, signora? Tenetevelo. Ecco, andate. Ho dimenticato. Un espresso. Nessuno ti ha mai detto che a trincare così ti rovini i nervi? Quella sigaretta mi ricorda qualcosa. Turca, vero? Che cosa speri tu, di spaventarmi? Con quei fiori e con quelle stupide lettere profumate che mi mandi? Ma adesso ti sistemo io, sai? Chiamo la polizia. Non ti disturbare. Ho tagliato i fili prima di venire ad ossequiarti. Che cosa vuoi fare? Ben poco per ora. Sto qui a guardarti fumare. Harry, io farò tutto quello che vorrai. Ma tu, no, non guardarmi a quel modo. Non resisto più. Quell'eliotropio mi fa impazzire. Non resisto! Peccato non ti sia mai piaciuto. Avrebbe portato fortuna. Per carità, non così. Un po' di pietà, Harry! Una donna che ricatta sua figlia non merita pietà. Ti stai bruciando le dita. Harry, no! Ti scongiuro! Perdonami! Partire alle 5, papà, invece che all'1, come stabilito. Beh, per trattenervi un altro po' vicino a me. Ha capito? Che papà egoista, eh? Signora Dutterford! Senti, signora, chiedono di te. Oh, eccola! Oh, oh, dei fiori! Oh, papà. Sei il più straordinario papà del mondo. Cara. Ma questa non è la tua calligrafia.
Beh, forse la commozione, sai. È giusto, mi è tremata la mano. Signori in carrozza! Coraggio, Harry. Andiamo. Sì, ecco. Ciao, Stevie. Io non riesco a capirlo, quel Melton. Gli era andata bene e noi non si riusciva a trovarlo. E lui va diritto filato a costituirsi. Sai, Stevie, direi quasi che mi rincresce. Ho visto il fenomeno. Un bravo poliziotto con tanto di cuore.